aperto. Perché non ha bussato? Avrei anche bussato, ma la porta era aperta. E così è entrato direttamente, certo che è strano. Io sono strano? Sei tu che indossi una gallina. È anche fuori moda. A proposito, hai del caffè? No, mi dispiace, ho appena bevuto l'ultima tazza. Oh, allora posso avere i fondi? Perché? Per le mie rose. Ah, certo. Non vuole anche un po' di tè per le sue petunie? Ignorante, metto i fondi di caffè nel terreno per aiutare le mie rose a crescere. E riescono a dormire la notte? No, perché sono vicine alla camomilla. Anch'io ho la battuta pronta, se è necessario. Mi vengono così. Ma sono affezionato alle mie rose. Le ho piantate che erano rametti gracili gracili. Le ho viste sbocciare e crescere lentamente fino a diventare degli splendidi fiori. La settimana prossima le presento alla mostra dei fiori. E vinceranno, te l'assicuro. Allora le auguro buona fortuna. Ecco il suo caffè. Vuole che ci metta anche un po' di zucchero. Sì, hai ragione. Ne riparliamo dopo. Oh, salve, ciao. Signor Furley. Cos'ha lì dentro? Preferirei non dirtelo. Perché? Niente, perché se ti dico che sono fondi per le mie rose, risponderai di sicuro: ho sentito parlare di fondi neri, ma non certo di fondi per le rose. E poi tu dirai: perché sta coltivando delle rose nere? Signor Furley, non le diremmo mai una cosa del genere. Stia tranquillo. Visto che ha il giornale, perché non dà anche quello alle sue rose? Per fare che cosa? Se il caffè le tiene sveglie tutta la notte, almeno avranno qualcosa da leggere. Cose da pazzi! Cose da pazzi! Andiamo di là da Jack. Ciao. Ehi, ragazze. Ciao. Ciao. Come vorrei saper cucire così? Perché? A chi vorresti farlo? Ehi, spero che abbiate fatto un programma per domani sera. Perché? Perché domani è la mia serata e ho invitato a cena la più bella creatura del globo terracqueo. Oh, Jack, sei un tesoro, grazie. Ma credo che dovremmo invitare anche Chrissy. Si tratta di Nancy Norwood. Nancy Norwood? La conoscete? Certo, è un'altezzosa, presuntuosa, piena di aria che pensa solo a se stessa. Beh, nessuno è perfetto. Salve. Salve, potrebbe aiutarmi? Beh, volentieri. Allora immagino che posso entrare. Ah, certo. Grazie, veramente cerco l'amministratore. Ah, il signor Furley abita al piano di sotto. Lo so, ma non è in casa, non ha idea di dove potrei trovarlo. Potrebbe provare al negozio di fiori. Oh, va bene. Le dispiace se mi siedo? Molte volte va al negozio di animali. Permette che fumi. Hanno in vetrina un cucciolo bellissimo con certi occhioni. Scusi, ha un portacenere? Fa tanta tenerezza. È bianco con delle macchioline marroni e due grandi orecchie pendenti. Senta, non avrebbe un fiammifero? Ah, ma spero che il signor Furley non lo compri. Grazie. Perché non vuole che si tengano cani qui dentro. Vado a vedere se riesco a trovarglielo. Ti prego, ti chiedo soltanto di restare fuori domani sera finché non vedrai il segnale. Quale segnale? Un bel sorriso sulla mia faccia. Sei disgustoso. Ce l'hai ancora lo specchio? Oh, salve. Chi è lei? Mi chiamo Leo Moran. Oh, me l'ero dimenticata. L'ho lasciata seduta qui, vero? Chrissy, chi è? Oh, Janet, Jack, vorrei presentarvi... Leo Moran. Vi conoscete già? Мазур, и вот снова одна.
coincidenza. Chrissy, ci vuoi spiegare che cosa fa qui? Ah, glielo dico io. Sto cercando un appartamento. Sono stato sfrattato senza pietà. Che è successo? Condominio. Ecco il vero dramma di oggi. Condominio. Ah, che disgrazia, poveretto. Hanno venduto tutti gli appartamenti e l'edificio è diventato un condominio. Già. E lei non è riuscita a trovare un altro appartamento? Oh, ne ho trovati parecchi, ma sono troppo cari. Ah, ecco. E dov'è la sua famiglia? Non ho famiglia. Avrà degli amici? Vivono tutti con le loro famiglie. Insomma, non sa dove andare adesso. No. Allora perché non resta qui con noi finché non trova una sistemazione? Oh, non mi permetterei mai di chiedervelo. Ah, non sia così timido, abbiamo tanto spazio. Scusa, Chrissy, puoi venire un momento in cucina con me? Grazie. Sei diventata pazza, non può restare qui. Oh, ok, Jack, se è così che la pensi, allora diglielo tu a quel povero vecchio che deve sloggiare. Certo. Mi scusi, ne abbiamo parlato sì, e abbiamo deciso... Lei ha perfettamente ragione. Darei molto fastidio. Ecco, vede, noi siamo già in tre e quindi certo. Non è... Non avete dei giornali vecchi per sistemarmeli sotto la camicia? Il guaio è che fa un po' freddo quando scende la notte sulle panchine del parco. Dormirà qui fuori? Sì, ma me la caverò. Alla radio dicono che non pioverà nei prossimi giorni. È la bronchite. Senta, caro signore, se proprio non sa dove andare, può fermarsi anche qui per qualche giorno, ecco. No, niente da fare. Leo Moro non si ferma dove non è desiderato. Ma noi la desideriamo. Grazie. Di nulla, si figuri. Ah, Jack, sei il migliore amico che abbia mai avuto. I conti a dopo. Dica, lei abita qui con queste due ragazze? Sì, certo. Senta, Leo, spero non le dispiaccia dormire sul divano. Sul divano? È questo il modo di trattare un ospite? No! Scusa, figliolo, potrei dormire da questa parte. Mi dispiace, Leo, ma io ho sempre dormito qui a sinistra. Sa, è da quando ero neonato che dormo a sinistra. C'è un motivo neurologico, mi vengono gli incubi quando sto a destra. Il mio invece è fisiologico, ho bisogno di essere più vicino possibile al bagno. D'accordo. Grazie. Ah, che bello. Ecco. Ah, ti dispiace se leggo? Faccia pure. Leo, per favore. Oh, scusami, non volevo darti fastidio. Ok, ok. Tenga, l'ho già letto. No, non voglio leggere. Bene. Vorrei chiacchierare. Leo, è tardi, io sono stanco, lei è stanco. Non sono stanco. Tutti hanno bisogno di dormire, specialmente alla sua età. Ah sì? Scusa, che età credi che abbia? L'età della pietra, secondo te? No, volevo dire, non guarda, mi riferivo certo io alla sua... Guarda, anni, ti sembro tanto vecchio. No, non sono tanti. Allora sei stupido, sono tantissimi. A chi ha detto stupido? A chi hai detto vecchio? Basta, non dormo nello stesso letto con lei. Nemmeno io voglio dormire con te. Ma se è stato proprio lei a voler dormire con me. Mai cominciato. Io, ma se tu... mi stavo addormentando... Silenzio, finitela, ma che sta succedendo? Chiedilo a lui. Io so soltanto che un uomo della mia età ha tanto bisogno di dormire. Che cosa? Ma se ha appena detto che Jack, non vuole... dovresti proprio vergognarti, che figura... No, un momento, Basta, vi state comportando come due bambini. Sì, e ora mettetevi a dormire da bravi bambini. Già. Jack. Che c'è? Scusami tanto se ti ho dato dello stupido. Non fa niente. Mi scusi se l'ho chiamata vecchio. Sai una cosa? Devi essere un ragazzo veramente in gamba. Anche lei è simpatico. Adesso che ci faccio caso, assomiglia a me quando avevo la tua età. Ah, sì? Solo che ero più attraente.
Buongiorno, Jack. Ciao, ciao. Ciao. Perfetto, non sto nella pelle, non vedo l'ora che arrivi Nancy. Ehi, dov'è Leo? È andato a fare due passi. Ho saputo parecchie cose su di lui ieri sera. Sfido io, il letto è piccolo piccolo. C'è poco da ridere. Eccolo. Salve, Leo. Buongiorno, Leo. Come va? Cos'ha là dietro? Ecco, ragazze, volevo portarvi una cosetta per dimostrarvi la mia riconoscenza. Non c'era bisogno che ci comprasse qualcosa. Le ho comprate. Le ho raccolte. Ah, volpone. Rose. Non avrebbe dovuto, Leo. Ah, che colore. Sono meravigliose. E profumano di... caffè. Di caffè? Sono le rose che Furley doveva mandare alla mostra. Davvero? Spero che non l'abbia visto nessuno. Aprite, sono il signor Furley. Siamo in un bel guaio, che facciamo adesso? Chrissy! Io non gioco. Che razza di... Calma, Jack, restiamo calmi. Cerchiamo una soluzione. Aprite, devo parlare con voi. Presto, nascondete le rose, tutti in cucina, tutti in cucina. Via. Fermatemi. Sto arrivando. Tieni, Chrissy, mettile nel tritarifiuti, ma sbrigati. Ottima idea. Ferma, Chrissy. Pessima idea. Su, raccogliamole. Le mie rose d'esposizione. Oh, che peccato, mi dispiace, signor Furley. Una signora che abita qui di fronte mi ha detto di aver visto un vecchio che le coglieva e che poi saliva le scale di corsa. L'avete visto? Ha detto un vecchio? No, signor Furley, non ho visto nessun vecchio vicino alle sue rose. No, no, nessun vecchio, mi dispiace. Ma chi stai dicendo vecchio? Nella vecchia fattoria, io, insieme a quante bestie, zio Tobia, no, aspetti, signor Furley. Chi c'è qui? C'è qualcosa che non va, signor Furley? Sì, qualcuno ha rubato le mie rose. Voi le avete viste per caso? Come sono fatte? Beh, hanno i petali rossi, lo stelo lungo, le spine. Insomma, sono rose, sono fatte come le rose. No, non le abbiamo viste, ci dispiace. Cosa c'è là dentro? Dove? Nell'armadietto? Che cosa vuole che ci sia? Non c'è niente. Niente di interessante, solo scope e strofinacci. Lui chi è? Una scopa o uno strofinaccio? Ecco, lui non è né l'uno né l'altro. Ora le spiego. Lui è mio zio Leo. Tuo zio, Ha preso lui le mie rose? Si riferisce a lui? Oh no, lo escludo. Lo zio di Jack sta tutto il giorno dentro l'armadio. Perché? Perché... Sa, è un vizio di famiglia. Beh, sarà meglio che vada. Ehi, cos'è quello? È un bocciolo di rosa? No, è un'illusione ottica. Ha tutta l'aria di essere un bocciolo vero, ma è la decorazione di una torta. Signor Furley, non è meglio mettersi alla ricerca dei ladri delle sue rose finché la pista è ancora calda? Hai ragione. Auguri. Tutto bene, Jack? Sì, certo, era delizioso. Adesso uscite e andate a cercare un appartamento per Leo. Subito, adesso. Sì, andiamo, signor Leo. Chrissy, dove hai messo le rose? Sul fornello. Salve, Leo. Hai provato qualcosa? No. Ma non ti preoccupare. Vedrai che qualcosa troverò. Ci sono tanti posti in cui prendono le persone come me. Vuol dire un istituto per anziani? Già. Potrei giocare a scacchi e mangiare quelle minestre. Dove sono le ragazze? Sono andate al cinema. Perché non è andato insieme a loro?
Sì, me lo hanno chiesto, ma ero troppo stanco. Leo non può restare qui. Da un momento all'altro arriverà una ragazza. Bravo! Sei uno stratega, figlio. Liquidi la squadra di casa e fai arrivare gli ospiti. Oh! Ascolti, non vorrei essere frainteso. Vogliamo restare capito, soli. È un accordo è che abbiamo... chiaro. Sta tranquillo. Andrò nella tua camera. Tu e la tua ragazza non vi accorgerete neppure che ci sono. Grazie. Figurati. Oh, questa deve essere lei, vado io. Leo, via, via in camera e okay, non si faccia okay. sentire. Non mi rovini la serata, la prego, per favore. Ciao, Jack. Ciao, ciao Nancy. Entra pure. Oh, Nancy, sei così, così... splendida, forse. Già, e io... Non riesci a togliermi gli occhi di dosso. Brava, indovinato. Puoi anche baciarmi. Grazie. Beh, vogliamo sederci adesso? Certo. Oh. Bene. Che ne diresti di un po' di vino? Un po' di vino, certo. Se lo versi, lo beviamo. Sì, lo verso subito, lo verso. Come, non lo verso? È ottimo l'ideale per una cena a due. Vedremo. Il vino deve respirare fuori l'aria cattiva, dentro l'aria buona. Sì, così dovrebbe andar bene. Sì, va bene. Chi era? Ah, quello, sì, certo, lo conosco. Quello era, quello è Leo. Un mio caro amico. Un tuo amico? Che strana gente frequenti. Nancy, non badare a lui. Fa finta che non ci sia. Resterà in quella camera per tutta la sera. Abbiamo il resto dell'appartamento tutto per noi. Alla tua salute. Oh, mi dispiace. Jack, non riesci a farlo calmare un po'? Leo, che cosa succede? Quello lì è il terzo bicchiere d'acqua. Ma no, è il primo a dire la verità. Sai com'è? Spegnere un incendio fa venire sete. Ha spento un incendio? Sì, ma era piccolo. Mi è caduta la sigaretta nel letto. Il mio letto va a fuoco. Non ti agitare, solo la coperta. Ora è tutto a posto. Sarebbe meglio mettere un portacenere nella camera. Se non ci fosse lei, non ne avrei bisogno. Aspetta, ti aiuto. No, ha già fatto abbastanza. Che guaio. Credo sia arrabbiato con me. Se fossi in lui, l'avrei buttata fuori da un pezzo. Eh? Ma insomma, mi spiega cosa ci fa qui? Jack mi ha invitato a dormire. Solo per pietà, immagino. Come si permette? Lui mi trova simpatico. Jack è troppo gentile per dirle quello che pensa sul suo conto. Davvero? E cioè? Che è un incredibile seccatore. Non c'è bisogno di ripeterlo tante volte. Ah, scusami, Nancy, in realtà non era un grande incendio. Senti, vogliamo cenare? Sì, volentieri. Dov'è Leo? Se n'è andato. Senza dire niente, all'improvviso. Forse sono stato troppo duro. Non pensare più a quel vecchio. Io sono ancora qui. Ma perché se n'è andato? Niente, gli ho detto che era un incredibile seccatore. Ti ho risparmiato una fatica, ti ho liberato di lui. Che cosa?
Su, andiamo, Jack. Insomma, chi preferisci avere vicino? Un vecchio rompiscatole o me? Non si discute, Nancy. Era logico. Vattene. Cosa? Scusami, vattene, per favore. Stai scherzando? No, mai stato così serio. Jack. Buonasera. L'hai trovato? No, ho cercato dappertutto, alla stazione, nei motel, al parco, al molo, ma nessuno l'ha visto. Non ti preoccupare, si farà vivo. Non sarà mica scomparso. Persone scomparse? Voglio denunciare la scomparsa di una persona. È stato fuori tutta la notte, dove potrà essere? Dunque si chiama Leo Moran? Sì, ho capito, la descrizione va bene. È alto 1,60, ha i capelli grigi, porta una camicia a scacchi, ha i pantaloni chiari e i calzini grigi. Leo! Leo! Oh, accidenti, che velocità, finalmente! Ci ha fatto un brutto scherzo. Siamo stati in pensiero, si può sapere dove era andato? Non dovevate preoccuparvi per me, sto bene. Sono tornato a prendere la mia roba, a ringraziarvi e a salutarvi. Oh, un momento, Leo. Non è necessario che se ne vada. Grazie. Sei sempre molto gentile, Janet. Ma questo non è il mio posto. Perché no? È l'ideale. Non vogliamo che lei vada in un ospizio. Cosa in un ospizio? Ma scherzi, gli ospizi sono per i vecchi. Ho trovato una casetta splendida, giardino compreso. Sul serio? Ah, sì. Stamattina, quando sono uscito, ho incontrato due vecchie conoscenze e così abbiamo deciso di abitare insieme. Oh, congratulazioni. Grazie. Vorrei presentarvi. Volentieri. Andiamo. Entrate, ragazze, venite. Salve. Dunque, lei è Aisha? Piacere. E lei, Alice. Ci aiuteremo tutti e tre a vicenda. Oh, è fantastico. Sapete, hanno un appartamento con due camere da letto e chissà, con un po' di buona volontà le nostre relazioni potrebbero essere platoniche come le vostre. Su, andiamo, ragazze. Ciao, ciao, ragazzi. Leo, un momento. Ok. Ok. La forza sia con lei. Oh, ragazzi, che serata. Già, certo che quell'io è proprio un bel tipo, eh. È vero, dovresti provare a dormire con lui. Dai, smettila. No, io volevo dire, cioè... Sì, sì, lo so, ho capito. Bene. Chissà come saremo noi tre fra 50 anni. Fra 50 anni, eh? È facile. Io sarò un cuoco affermato, tu invece sarai un'esperta di giardinaggio richiesta da tutti. E Chrissy sarà come sempre chiusa in bagno. E poi non dire sciocchezze, fra 50 anni non abiteremo più insieme, se Dio vuole. Ah, no? No, di certo. Perfetto, ragazze, in tal caso cerchiamo di avvantaggiarci. Oh, no! Chrissy, ok. Che succede? Perché non mi cacciate? Aspettate. Non c'è motivo. Aspettate un momento, finora mi avete sempre cacciato via. È vero, ma adesso ci è venuta la voglia. Eh? Allora, no, 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 no,